Buonasera a tutti, a preoccupate. Oggi è martedì, parliamo di manga. Parliamo di manga, parliamo di un autore, Jiro Matsumoto. L'altra volta, la settimana scorsa, ho detto che avevo finito gli autori, cioè parlavo, avevo parlato delle autore opere varie, e ho trovato questo autore, ma quindi qua c'è l'ultimo, perché la prossima volta faremo appunto, cominciamo a fare autore opere varie, quindi autore che ha fatto una cosa sola, quindi vari autori, varie opere. Questo è l'ultimo perché ormai quelli principali erano questi tutti. Da dire, questo qua ha fatto una 12-13 opere e in Italia sono state pubblicate 5, quindi la metà ancora non sono state pubblicate. E poi ci sono altri autori appunto, che però in Italia non sono mai state pubblicate, un'opera su 20, quindi quello ne parliamo. E parliamo, parleremo appunto la prossima volta di autori opere varie, come già detto, autori magari hanno pubblicato un'opera sola o due, magari anche molto importanti, però insomma, che ancora non abbiamo fatto, perché appunto una live sola su quell'autore solo, insomma, si deve fare. Lo faremo vari autori, vari opere. Comunque finiamo con questo autore qua, Jiro Matsumoto, che ha pubblicato, come detto, qualcosa è stato pubblicato in Italia. E poi parliamo di manga usciti, cioè quelli che ho preso, usciti nel mese di settembre, il mese scorso. Stavolta niente novità, non ci sono novità, quindi c'è sempre una specie di novità, per una ristampa di qualcosa che è uscito un tempo fa, è stato pubblicato. Comunque vedremo quello, e vedremo le opere che ho preso io nel mese scorso. Allora, intanto vediamo se funziona tutto il chatbot. Intanto potete iscrivervi al canale. Vedete, c'è questo qua il contatore, potete iscrivervi al canale. Basta niente, basta cliccare sul pulsante iscrizione, quindi diventate follower del canale. Intanto vediamo se funziona il chatbot. Diventate follower del canale, basta niente, quindi diffondete, mettete mi piace ai vari video, trovate varie playlist, quindi potete guardare quando vi piace, mettete mi piace, quindi diffondiamo. Anche per l'algoritmo del canale serve. Quindi per diffondere di più i video. Poi se volete sostenere il canale potete fare una donazione tramite streamyhouse.com, indipendentemente uno o due, su vari entrambi i siti per fare donazioni. E se volete potete anche acquistare il mio ebook, lo trovate a 5 euro su Amazon. E facciamo queste cose potete appunto sostenere tutto quello che faccio su il canale YouTube, anche gli altri social, quindi su YouTube trovate tutti i vari live precedenti che ho fatto, quindi parliamo di manga, letteratura giapponese, cinese, giapponese, arte giapponese e lingua giapponese, c'è anche il corso in lingua giapponese che trovate con la playlist, tutte le lezioni, qui sul canale YouTube, e questa è la parte di solito. E al sabato invece facciamo i video, esponiamo il Giappone insieme a Google Maps. Stiamo facendo Mito, la città capoluogo della prefettura di Ibaraki. Abbiamo visto stato scorso qualcosa e sabato prossimo continuiamo a vedere questa città, che sta nella zona del Kanto, quindi vicino a Tokyo, nella zona della regione di Tokyo. E qui tutti i video che trovate tutto sulla pagina sul canale di YouTube, molti video che faccio tutti gli anni, che ho visto i BCG che ho fatto in bicicletta, e trovate anche quelli, sia così la playlist qua sul canale YouTube. E poi c'è la pagina Facebook, dove mi avvisa anche stamattina, mi sono bisogno di fare la stasera. Iscrivetevi alla pagina, vi sarete sempre aggiornati. Mando anche quanto metto anche altri link di collegamento ai vari siti pubblici, tutto, notizie varie sulla pagina Facebook. Poi c'è anche il gruppo Facebook, la pagina Instagram dove trovare foto, cose varie, e TikTok dove avete video, e a me, tanto come anche piace io. Quindi se volete contattare con me, potete usare anche commenti, per cose, per suggerimenti, se volete che parli di qualcosa in particolare, sempre sull'argomento Giappone. Potete anche suggerirvi, i post potete mettere sui social, potete alla messa. Iniziamo. Allora. Purtroppo questo autore non è tanto poco conosciuto in Italia, quindi c'è poco. La pagina Wikipedia c'è una riga, come dicevo, quasi niente. Ho trovato la pagina Wikipedia inglese che parla un tantino di più, qualcosa di più, ma non è che c'è tanto. E dopo andiamo a vedere come sono, quindi, le fotografie e poi l'autore e le schede delle varie opere tratte da Animapic. Intanto adesso apro l'immagine, vediamo un attimo. E poi andiamo a leggere con la scanna inglese, perché vediamo quella. E poi sono 10 righe, poi insomma qualcosa dice. E dopo quando italiano mi dice niente, una riga c'è. Poi c'è l'elenco delle opere, basta. E poi non c'è. Vediamo adesso che si apre l'immagine. E vediamo foto della tua, tratta da Animapic, e poi le copertine, dopo vediamo le copertine di sicuro. Vogliamo, ecco questo è il Jiro Matsumoto. Questo vediamo.
elenco costa sempre 23 euro. Il caso elimina, la sequenza mi appare sempre, questa cosa non ha fatto, il nuovo lettore di immagini di Windows. Ok, questo è perché gli sono un po' sfogato, mi piace, sono una grafica. Questo è GeoMaths Mod. Allora, vediamo la scheda di Wikipedia. Allora, GeoMaths Mod è nato a Nerima, Tokyo, nel quartiere di Tokyo, il 20 agosto 1970. È un artista manga, cioè un fumettista, questa è la traduzione, sapete, come traduzione fa un po'. In certi modi, insomma, ci sono anche qualche ora, insomma, la traduzione fa Google Maps, Facebook, che fa Google quando traduce le pagine. Artista manga giapponese, noto soprattutto per il suo lavoro su Frisia, questo è stato pubblicato in Italia, Frisia, scritto Frisia, quindi Frisia, cioè la libertà, da Free. Gran parte dei suoi manga sono di natura esplicita, spesso contengono abbondanti quantità di sesso e violenza. Il lavoro di Matsumoto, Beccine e Mandala, è stato pubblicato in inglese in agosto del 2011, come per Viti e Mandala, quindi titolo diverso, l'editore nordamericano Vertigo Inc., questa è la scheda in inglese. Altri lavori di Matsumoto includono questi titoli in inglese, poi abbiamo titoli in italiano e in giapponese. Unseen Planet, quindi pianeta non civilizzato, Keep on Vibration, Wendy, Avant Pop Mars, Littlefoot, Revolutionist in the Afternoon, e Tropical Citron, questo è il titolo. Quindi la versione inglese, però vediamo qui c'è in Italia e gli originali che sono qui in Italia, ce l'ho. Vediamo come sono qui. Questo apriamo le schede, sono su 12 opere, quindi adesso ho fatto e adesso sta arrivando 5 opere. Questo è quello che trovi più di questo, poi c'è dopo, ci sono come altro autore che ha pubblicato una cosa sola. Adesso sta pubblicato in Italia, ma la prossima volta ne fatto più di 10, 12 volte, però in Italia sono una, è uscita. Allora, copertina. Questa è copertina originale. Allora, questa è Wendy. Infatti scritto anche su Wendy, in inglese. Allora, Wendy. Il titolo è quello che è originale, anche in giapponese. C'è una scheda anime che dice la casa editrice Oda Chopin, storia di Sei Matsumoto, è un seinen pubblico adulto, genere drammatico, erotico, fantastico, fiaba psicologico, scritto nel 96-97, un volume, 13 capitoli. Oltretutto c'è stata quasi 2 anni perché stava qui, ha pubblicato i capitoli su rivista e poi è pubblicato un volume solo. Accorpato, cioè poi si fa qui, no? Quindi, io si pubblicano capitolo per capitolo su rivista e poi ha aggiunto un certo numero di capitoli e si viene pubblicati a volume. La chiamata la dice. È questo un sogno, la realtà, o forse qualcos'altro? Naturalmente Italia inedito. Inedito vuole mai uscire in Italia. Questa è appunto la copertina originale. Dice, questo è un sogno, la realtà, o forse qualcos'altro? Ogni volta un uomo misterioso che si definisce Peter Pan si infilza nella stanza di Manami, Wendy sarebbe. La porta con sé verso ciò che non c'è. Uno spazio misterioso plasmato da un desiderio umano. Non esistono né dolori né doveri. Un'incantevole landa di libertà dove le persone vivono governate solo dai propri istinti. Lì è possibile dimenticare ogni tipo di preoccupazione e dolore per la vita reale. Alla fine, essere umani non deve essere qualcosa di male, come sembra. Questa è la trama. La trama. Dopo vediamo un po' di segni. Diciamo che un po' di segni sono abbastanza realistici come modo di disegnare. Poi dopo vediamo, ok, l'opera italiana più famosa, pubblicata in Italia più famosa, vediamo un po' di disegni, un po' di come impostare le tavole, come fare le tavole. Allora, questo è la seconda opera, è questo inedito. Posso anche aprire schermo, c'è un po' più, c'è un po' di tempo, allora, questo è Tropical Citron, che sarebbe cielo tropicale, no? Che sarebbe cielo tropicale. Titolo originale Nezutai no Citron,
che si dice sempre Ota Shupana, Matsumoto Soichi, è un segno più voluto, drammatico, fantastico, guerra, magia, psicologica, scritto in 2000 volumi, ma questo è in Italia, vediamo, magari potrebbe essere anche recuperato in futuro qualche altra casa editrice, in tempi. Le case editrici stanno ripescando, ci sono anche case editrici nuove che ripescano autori semi sconosciuti in Italia che stanno riportando magari autori nuovi. E quello non lo conosciuti, magari conosciuti bene, famosi abbastanza in patria, ma in Italia non lo conosciuti. Allora, trama in un mondo che ricorda gli anni 70, ma condito da un pizzico di soprannaturale, Soma è un giovane aspirante fotografo il cui desiderio è riuscire a partire per il Vietnam e documentare la guerra. Alla ricerca di una misteriosa ragazza dai capelli neri, si troverà imbrigliato in una catena di eventi che lo porteranno in una città completamente soggiogata da un demone. Qui farà conoscenza di una ragazza definita Lasci mai il villaggio, tra virgolette, e di un strano vecchietto. Insomma, deciderà di aiutarli a liberare la città o se lavare mai, chissà tra. E mai questo, si stava pubblicando in Italia. Dopo non stava pubblicando. Ancora non stava pubblicando. Devo lui ah, questo è Frisia, il più famoso di questo autore, che stava pubblicando in Italia questo. D'Aragone, vedete questo? Copertina italiana della Gol. Questa è la prima opera pubblicata in Italia, che è quella più famosa per questo autore. Allora, qua abbiamo. Anche te sa che come trama, se vediamo che come storia per te sa. Allora, ti apriamo. Apro la scheda. Apro la scheda. Ti suggerisco tutto quello che già può essere scritto. Allora, casa editrice Shogakukan, che è la casa editrice più importante. Storia e disegni di Matsumoto è un segno più adulto. Genere azione psicologica scritto dal 2003 al 2009, 12 volumi, 34 capitoli. L'ho pubblicato qui da Agoy, completamente pubblicato. Vediamo la trama, è una distopia. La storia prende luogo in un'alternativa società giapponese in guerra, dove è stata approvata una legge che rende legale i delitti d'onore. Nel caso qualcuno uccida colui o quella che ami, ti viene concesso di uccidere l'assassino a tua volta, oppure incaricare una terza persona di farlo. Il tutto in una più limpia legalità. Il protagonista del manga lavora in una ditta specializzata proprio in questo tipo di delitti d'onore. Questa è la trama. Si fa un po' quella serie di film, come che Judge Day, right? Cioè il giorno del giudizio, che faceva quando c'era appunto, diceva, i film americani. Sono stati fatti, mi pare, due o tre sequel. Che diceva che una società distopica per eliminare la violenza c'era questa legge che una volta l'anno li puoi fare proprio, li poteva uccidere, poteva fare qualsiasi cosa, non c'era conseguenza. E quindi poteva medicarsi, poteva fare qualsiasi cosa, non c'era i crimini c'era, non c'era la punizione, quindi non interveniva la polizia. Quindi un po' assumiva questa cosa. Ma in questo caso è un delitto, quindi se uno viene. Poi difende la persona madre che è stata violentata qualcosa, o uccisa, un po' come di caso, che non c'è, ci sono conseguenze. Questo è un particolare come va adesso. Disegni belli, ora vediamo un po' come sono i disegni, sono disegni molto, lo vediamo, molto, questo, stile molto naturale, molto realistico come stile, disegni, molto realistico. Questo è il dietro, vedete, la copertina originale. E dopo è stato, non so, è stato pubblicato poco in Italia. Vediamo che magari la cosa, insomma, in modo che c'è pubblicato i manga, insomma, magari recuperasse anche qualche altra opera. La cosa, ultimamente, è anche un po' più vecchio, la cosa che è un po' di tempo che non sta pubblicando quasi niente. Qualche mese che quasi si è buttato qualcosa, qualche novità, insomma. Lancia un sacco di manga nuovi, il primo numero, e poi si diventa quelli vecchi che poi deve pubblicare. Allora, questo è Mikai no Oshi. Mikai no Oshi. Titolo in inglese Uncivilized Planet, infatti come abbiamo visto prima in inglese. Oshi sarebbe stella, per questo caso pianeta. Casa editrice Ota Shupan.
storie, disegni, ma insomma, molto pubblico adulto, drammatico, fantascienza, guerra, psicologico, sentimentale, sempre così, di solito è sempre psicologico e drammatico tra i generi di questo autore. Scritto in 2003, due volumi, 11 capitoli. Danno inedito. Andiamo alla trama. Questa è la storia di tre amici di infanzia, Koro, Kuki e Naomi, che sono cresciuti in una città sonnolenta e arretrata su un pianeta di Cina. Essi lottano per tirare avanti, sognando un giorno di lasciare la città alla ricerca di una vita migliore. Ma la loro amicizia durerà nel corso del tempo, il profondo rapporto che li lega resisterà agli eserciti invasori, ai sogni infranti, alle ambizioni contrastanti, alle gelosie e ai tradimenti. La cosa è interessante, solo due come trama, insomma, come plot, amici, si dà sviluppare anche la storia breve. Così mi piace abbastanza, lo vediamo, poi già si vede la copertina. Però come spesso, insomma, la copertina c'è uno stile, magari il tratto del manga è diverso, però di solito, insomma, rispecchia un po'. Poi siamo interessati a vedere proprio un solo tavolo, già vedete, ma molto, molto realistici, come lui disegna. Le figure umane molto realistiche. Allora, a trova. Anche questa è Eida, quindi c'è infatti il titolo copertina originale. E questo è. Questo qua. Ok. Allora, questo è. Attimo la maschera. Ok. Yuetsu Tsuzuken, questo è il titolo. Che sarebbe con l'inglese, sarebbe Keep on Vibration, quella che avevo detto prima, tipo inglese. Casettrice Oda Shupane, Matsumoto sembra storia di segni, Jiro Matsumoto, categoria Seinen pubblico adulto, di questo è drammatico, erotico, fantascienza, psicologico, racconta, sentimentale, quindi racconta le storie. Scritto 2005, volume 7 capitoli, chissà, 7 storie, anche questo è inedito. Racconta di storie brevi di Jiro Matsumoto, incentrate sulle più disparate e fuori previsioni umane, perversioni umane. Il tono delirante, l'atmosfera di totale degrado e il dettaglio distopico della narrazione sono il marchio fabbrica d'autore, cosa che per voi non è stato pubblicato in Italia. No, si hanno che sono state pubblicate tante cose in Italia. Anche questo ci potrebbe stare. Cioè, questo qua, la raccolta di storie brevi potrebbe essere pubblicato in Italia. Proprio anche per rilanciare la conoscenza di questo autore. Ultimamente ne sono pubblicati tanti manga, quindi insomma, devo recuperare questo. Secondo me merita. È un manga che merita. Allora, questa è quella che è uscita, anche questa è uscita in Italia. Sempre della Gol, mentre la Gol mi ha pubblicato. Quelle poche opere pubblicate in Italia sono quasi tutte della Gol, credo. Qualche un'altra, adesso vediamo, non mi ricordo se è della Gol o di quella. Lo vediamo. Questo è Benching e Mandala. La copertina della Gol. Benching e Mandala. Allora, che sarebbe Wolverine e Mandalas, che la casettrice Oda Shupane, sempre Matsumoto sui disegni, pubblico adulto, azione drammatica psicologica soprannaturale, scritto dal 2007 al 2009, un volume, 14 capitoli, diciamo su 2 anni che scrivo, anzi dal 7 al 9, 14 capitoli, un volume unico, quindi si può anche prendere. Perché conosce un autore quando c'è magari un'opera in volume solo conviene prendere perché vedere come disegna, come scrive, insomma, come sono le sue storie, no? Le storie quelle sono anche un no, si fanno proprio lunga. Trama. La trama ruota attorno a Becci, una liceale che vive in un carro armato sull'albero di un fiume a Tokyo, nei quartieri di Suinami, insieme all'amica Mandala. Mandala o Mandala, sapete sempre questa cosa lì. La L o la R, insomma, è un tradotto con Mandala, ma sarebbe già questa Mandala. La R. I cittadini di questa zona si trasformano in zombie una volta morti e due ragazze hanno il compito di sterminarli. Questa è la trama. Questa è insomma la trama interessante, sono burro solo. Vabbè, ha fatto un buono solo, ha sviluppato un po' di questo. Magari cerchiamo qualche immagine di questo e di Freezer, insomma, delle opere pubblicate in Italia. Andiamo avanti. Questo è inedito. Titolo in giapponese, ma c'è anche titolo in inglese su in piccolo. Allora, dove è andato?
una scheda. Allora, questo è Kakumeita no Gogo, che sarebbe Revolutionaries in the Afterlife, in inglese, dopo in inglese. Infatti Gogo vuol dire after, cioè pomeriggio, Gogo pomeriggio. Casettrice Ota Stupane, sempre Matsumoto Storie Disegni, pubblico adulto, la teoria. Genere avventure, drammatico, fantasy, psicologico, raccolta e storia, questa cosa. Sito 2007, volume 5 capitoli. A questo volume si vede. E inedito in Italia. Dice, raccolta di 5 storie, brevi, filmati, giro a scuola, perché questo dice. Comunque, porta i generi tra i tagli, dice, vampiri, guerra, russa, tra i miei suicidi, insomma, rivoluzioni, c'è un po' di cose. Queste opere, questi racconti brevi. Questa è la trova pubblicata in Italia. Questa ce l'ho pubblicata proprio da non l'ho letta. E questa non è pubblicata da Goema, ma è pubblicata da Facebook. Pubblicata da Facebook un qualche anno fa. Adesso mi ricordo quando è stata pubblicata. Allora, Alice Inel. Questa ritroviamo ancora questa cosa di Alice Poesie Marie. Come d'altra parte, e già questo un po' fissato su Alice Poesie Marie. Ultimamente poi, da film. Manga soprattutto, tanto mi ricordo che sono Alice. O Alice, o vedi, ma in inglese è Alice in Alice. Alice all'inferno. Infatti è Jigoku, no Alice. Jigoku, punto, è l'inferno. Casa editrice Shueisha, che è già casa editrice importante. Matsumoto Storie Disegni, è un seinen pubblico adulto, azione di fantascienza, scritto nel 2010, 6 volumi. 6 volumi pubblicato in opera media, sono inglese, pubblicato a Flash in Italia. E sta pubblicato alla sta pubblicato nella scuola sta pubblicato in età sono 10 anni fa anzi come sì 10 anni fa dal 2013 al 2014 sta pubblicato 6 volumi a 6,90 euro da flash allora, andiamo a trama allora dice in uno scenario post bellico deturbato da devastazione del degrado il cecchino 14enne Shu girovaga per rovine e deserti con in mente un piano ben preciso da portare a termine. Accompagnarlo l'androide Alice, che sarà un caso, richiama Alice di Carol sia nel nome che nell'aspetto. Infatti dovrei essere proprio vestito Alice. L'aspetto. L'interpretazione è data a Walt Disney e nel film animato Manual, infatti. Nel film si è proprio vestito così, con il verdurino, con la cosa celeste. Quando Shu e Alice salvano una donna chiamata Achilda, dai grifi di un feroce gruppo di militari allo sbando, si ritrovano assoldati dalla stessa per compiere per un mese incarichi di vari generi presso città Lugia. Già da prima questi incarichi dovranno avere a che fare con poco pacifici abitanti di uno dei quartieri più malfamati della città. Se un buongiorno si vede la mattina, motivi. Tramatata dall'editore italiano, Facebook e Zone. Quindi questa cosa distopica, apocalisse, post-apocalittica. Molto bello, interessante, adesso l'ho recuperato, me lo devo leggere, ci ho avuto proprio recuperato, non ce l'ho trovato, adesso, mi è piaciuto proprio, dopo vediamo i disegni che sono abbastanza belli, questi disegni, allora, apriamo, e questa è inedita, copertina, cioè inedita in Italia, non c'è il suo italiano. Questa copertina originale. E questa è. Ah, oh, c'è anche il mio volume. Si apre la scheda. Allora. Zero Yunaro Itan no Mashi. Questo è il titolo. Che adesso in inglese sarebbe Mashi City. A City of Honest and Heretics. Quindi è una città di onesti e eretici. Questo è il titolo. Casatrice Shueisha. Matsumoto Storie Disegni è un seinen pubblico adulto, avventurazione drammatica, fantascienza, psicologia, raccolta, storia, questa è la raccolta. Scritto nel 2010, un volume 7 capitoli, questo volume solo. Quindi la voglio a Facebook, ma pubblico. A Facebook esiste ancora, sì, ma è pubblico ancora forse la Facebook. Io lo so, è un po' meno.
senso, cioè, e poi c'era Gesù. Allora, racconta di Yamata, racconta di storie di Gio Matsumoto. L'autore di questo volume ripropone i temi distintivi dei suoi precedenti lavori: distopia, ambientazioni desertiche, violenza quotidiana, distorsione della realtà, delirio narrativi e grafici. Insomma, è un autore abbastanza complesso, insomma, anche tosto, ma tra l'altro sapevo quello che mi ha insomma, un po' strano perché, insomma, ultimamente si sta pubblicando tanti autori anche peggio, autori horror, autori, cioè peggio in senso, piuttosto, più duri, più temi abbastanza simili. E quindi capisco che mi ha allora, questo qua, la trova, questa è l'idea. Cioè, dovrebbe essere un'altra, pare, in Italia, un paio dovrebbe esserci qua, pubblicare in Italia. Allora, vediamo questo qua, che è. Questo è Yoshi Kuhei. Yoshi Kuhei e JKPN JKPN 0013. Questa sigla. Casettrice Shinchosha. Matsumoto sempre a suoi disegni. È un serie pubblicato. Azione erotica già arrivata scienza di Mecha. Scritto nel 2011 in 7 volumi. Finito completato da un date. Trama, un manga che tratta di mecha giganti con aspetto di squadrette, anatomicamente corrette, rodate da soldati. Alcuni di loro si atteggiano anche come veri ragazzi, combattendo concorrenti guerre contro altre ragazze mecha giganti. Una cosa strana. Insomma, dei robot, però con fattezze di ragazzi giganti. Questa è la insomma. Questo è uscito in Italia, colpo, colpo mortale, infatti Dragon, pubblicato Dragon, un'altra roba pubblicata in Italia, Dragon, allora, apriamo la scheda, colpo mortale, ok, colpo mortale, allora, titolo originale è, Ichigeki, dicevo Matsumoto perché c'è un altro, un'altra opera con questo tipo di Shigeki. One Hit Kill, casettrice lead. Allora, la storia, in questo caso è la storia di Yoshio Nagai e disegni di Gio Matsumoto, quindi la storia sua. E di Gio Nagai. Categoria Seinen pubblicato, è un'azione drammatica storica. Scritto dal 2016 al 2020, 7 volumi. Da un pubblicato la gola, tutto completamente pubblicato. La trama è una storia storica di arti marziali che narra le vicende di un contadino diventato samurai e coinvolto nelle battaglie dell'ultimo anno dell'Edo, quindi 1868. L'ultimo anno dell'epoca Edo, quindi quando c'è stata la guerra dei suoi amici, la restaurazione dei padroni e la caduta dello Shogun. Quindi dopo Akumatsu, quando c'è scritto, per la caduta di Tokugawa. Beh, interessante, questo non lo recuperare, non ce l'ho più. Poi, altri, ci sono rimasti due, vediamo un po'. Questo è inedito, e quindi sembra sotto inedito. I pubblicati in Italia non sono tanti, non so. Quasi 50%, quasi la metà, sono tre pubblicati in Italia. E su allora. Sì. A Beautiful Place, presentato. Beautiful Place e anche in inglese, cioè anche originale così, Beautiful Place. Qua. Beautiful Place, tutto qua. In katakana, appunto l'alfabeto sillabico giapponese che si usa per le parole straniere. Allora, se ti in questo caso storia di segni Matsumoto, quindi dico un'opera. E su opera sono scritte su la parte che abbiamo visto prima, che è la storia di qualcun altro, non ci sono messo i suoi disegni. Adesso sono tutte sue opere. È un seinen, azione drammatica, scritto nel 2021, un volume, in corso, ha questo in corso, quindi ancora non è finito. Fino adesso ho fatto un volume nel 2021, comunque, e inedito, è un inedito. Purtroppo non c'è nemmeno la trama. Però mi dice, ah, mi fuoco, guarda, ci vediamo, guarda, ma non c'è, insomma, è uscito adesso,
cioè adesso, un po' di fa, in corso, quindi ancora sta uscendo. Adesso non so a che cadenza lo fa, comunque ancora sta con due, però lo scivo. Quindi, il disegno, abbastanza bello, sì. La copertina è molto bella. Ultima opera, Regiment, e questo è inedito. Questo è bello, il combattimento è bello. Sì. Questo è l'epoca, non deve essere fine epoca 10, poi adesso andiamo. Ieri ho fatto una guardata quando ho provato lo schermo. Allora, Regiment. Castrice Elite, storia di disegno di Matsumoto, è un segno storico del 2022. Un volume solo, ho guardato, quindi è questo volume inedito. La trama non c'è, non c'è la trama. Poi dice Samurai a mia fuoco battaglia, quindi dovrebbe essere di questo sul periodo dell'Ottocento, quindi dovrebbe essere. Stava sui miei, sono quel periodo, dovrebbe essere. Questo sono dai fumati. Samurai, dovrebbe essere quel periodo. E questa è l'ultima opera, cioè l'ultima parte che è già finita, l'ultima è quell'altra perché poi sta uscendo. L'ultima che sta facendo. E questa è l'ultima cosa che vediamo stasera. E ho visto. Quindi adesso andiamo a vedere un po' di segni. Tanto che è a posto. Apriamo il browser e vediamo. Vediamo un po' di segni. Imposta la pagina. Allora, apriamo il browser. Apriamo il browser e vediamo. Vediamo Arisnel, poi guardiamo l'altro, insomma, vediamo gli italiani. Vediamo gli italiani. Ah, Freezer, qui vediamo Freezer, no? Vediamo che magari la differenza dell'evoluzione del disegno che ci stanno gli italiani. Vediamo Freezer, Arisnel, e col portale, il principale, sono tre pubblicati in italiano. Allora, intanto apriamo il browser, ok, andiamo su immagini, scriviamo Giro Matsumoto, e facciamo Fizio. Vediamo un po' di immagini, vediamo un po' di immagini, tanto qua c'è un pochettino allungate la gola, vediamo anche un tavolo qui, molto particolare già, vedete anche gli sfondi, l'ambientazione è fatta molto bene, realistica al massimo, immagini, qua vedete anche i personaggi. Cioè, disegna, a me piace il disegno, lo stile che ha messo a me, bello, bel disegno molto, molto realistico. Ho visto qua, aspetta, qualche tavolo, dove era? Qua, il tavolo. È andata tutto qua, questo poi si vede anche tutto particolare, insomma, l'ambientazione dello sfondo molto particolare, quindi particolare. Bello, mi piace. Andiamo a vedere quell'altro, vediamo la dice a questo punto si trova in Italia, in diffusa. Allora, dice. Vediamo qua questi tutti i vari duetti, i vari copertine. Andiamo un po', qua così. Ok, tavoli, sono molti tavoli, pagina intera, quindi molti vignette a pagina intera. E anche la doppia pagina.
台的营业额，我都不是一个过来舞台有的营业额。这样子吧，这是为在地区留下生活不更不是这样子，在地区。家庭嘛，usa molto queste pagine, cioè vignette a pagina intera. So che bella vedere, si chiama. Bello, molto bello. Proviamo, se puoi comandare. Lo consiglio, recuperate, perché sono bello, lo so. Lo è poco conosciuto in Italia. Allora. Poi, casuale. Un po', qua, di qua samurai, di combattimento, quindi un Jidai Geki, no? Jidai Geki sono i film, questi sono manga, film di costume, di storia, e questo è un manga, Jidai, di epoca storica, ambientazione storica. Guarda, un'altra pagina intera. Niente pagina intera. Un disegno molto bello. Molto naturale, molto. Abbastanza proprio simile in realtà. Un disegno. Molto realistico. Questo niente italiano sempre più di 3 o 4 parti sono sempre italiano molto precisi italiani non fa come ho visto certi altri mangà che vanno per niente un po' strano un po' storto ma fa molto preciso molto italiano come suddivide la pagina tra i vari niente ma io lo consiglio questo autore lo consiglio veramente perché per poco popolare in Italia insomma merita di essere anche storie sono molto belle, storie intense, drammatiche, interessanti, belle da leggere. Ok, allora, abbiamo visto questo autore. Questo è tutto che vediamo sicuramente, dopo la prossima volta faremo, cominciamo a vedere questi autori vari. Autori anche, anche autori importanti che magari hanno pubblicato una sua opera in Italia, cioè anche in generale una sua opera, che sono andati avanti magari per anni e anni con l'opera sua, quindi vediamo quelli, quindi facciamo vari autori e varie opere. Quindi anche lì vediamo cosa posso fare, perché dopo leggere la biografia d'autore, vedere l'opera, biografia d'autore, biografia d'autore, opera, biografia, quindi insomma, poi facciamo tanti, 5-6 a volta, 10 a volta, insomma, lo sappiamo, però troppi autori, a leggere tutto, magari ci stiamo un po' in più su ogni singola opera, quindi sono tutte opere importanti, e vediamo. Allora, quindi adesso andiamo a vedere i manga comunque su mese scorso in settembre mi ha suonato che provavo tutto la webcam allora adesso apro la webcam e vediamo i manga usciti di settembre come detto precedentemente non c'è novità che non c'è nessuna novità insomma c'è una ristampa ma comunque novità niente sto mese niente allora vediamo qua. Qui sono tutte le prosecuzioni, manca prosecuzione, abbiamo già visto altre volte, comunque vediamo completi di nuovo e vediamo. Allora, Morte Parasite 1-4 di Eurisa Sato, pubblicato da Ikari. Questo sta piacendo molto, questo manga ambiguo, molto forte in certi punti, insomma. La storia del suo ragazzo che era uno delle medici, che è saltato dalla famiglia all'altra, dalla seconda madre all'altra, perché stava per fare un orfanotrofio, quindi, e c'ha questa idea proprio, di, insomma, un po' psicopatico, insomma, e c'ha l'idea di cercare la madre perfetta, e quindi salta da una madre adottiva all'altra, ed è un po' pazzo, insomma, ha fatto cose strane, insomma, comunque la storia è forte, insomma, sono momenti proprio anche un po', insomma, da vedere un po'.
po' così, insomma. Comunque è bello, interessante questa cosa che lui c'è. Adesso c'è la madre del suo compagno di scuola che ha capito che lui, insomma, appunto, non c'è sta palestra, quindi cerca di contrastarlo e lui fa cose, insomma, cerca di fermarlo, insomma. Comunque, ma che bello, interessante, disegni belli, l'ho fatto anche altre volte, quindi mi sta piacendo molto, quindi è bello tosto come manga. Comunque, ve lo consiglio, bello, come tanto altro, insomma, quello che vi faccio vedere, consiglio a tutti, quindi chi più, chi meno, insomma, alcuni magari un po' meno, perché mi sta piacendo un po' meno, però insomma di continuo, questo di solito io quando prendo una cosa la prendo perché sono quasi certo di, cioè sono certo di vedere tutto fino, di comprare fino alla fine. E quindi vi consiglio tutti. Allora, altro Oshinoko, Oshinoko il mio 10, Oshinoko il mio 10, e questo è molto bello, cioè, come trovate questo è uno di quelli che, uno di quei fumetti che rimanga, che mi sta piacendo più negli ultimi anni, a storia appunto di questi due, adesso è uscito anche l'anime. Di questo, di prima appunto della Idol, Ai, che era diventata famosa insomma, appunto, come Idol, cantante, poi c'è stato un dramma, lei è morta, e quindi anche morisse appunto sono nati i suoi gemelli, che sono anche la incarnazione di uno, di un dottore che ha fatto parte di una di un'altra ragazza che è morta. Quindi ci sono due fratelli, Aqua e Ruby, che sono appunto i suoi figli di questa Idol, e dopo loro stessi vanno nel cinema. Ci vanno nel show business, quindi la figlia cerca di entrare una idol anche lei, di fatto dai nausea la squadra che c'era proprio il complesso che aveva la madre, il gruppo di idol, e con altri membri naturalmente. E invece lui, il figlio, cioè il fratello di lei, Aqua, e si mette a fare entrare nel show business, quindi nello spettacolo e diventa autore, però cioè, cercando sempre di scoprire chi è stato a uscire la madre, comunque molto bello, molto interessante, a me piace molto. Disegni belli e autori, allora, sono due, no? Perché uno scrive, uno fa il disegno. Akasaka è l'autore del testo. E Mengo Yokotai è l'autrice, l'autore del disegno, quello che disegna. J-Pop, pubblicato da J-Pop. Oshinoko molto bello, mi sta piacendo molto, i disegni mi piacciono. Poi tante volte c'è questo coso dentro all'interno per fare come funziona il tuo sistema delle idol, ma anche del cinema, la produzione di film e tutto, come funziona in Giappone, ma insomma, soprattutto, insomma, le tematiche sono simili anche agli altri occidentali, anche se il Giappone è molto più esasperato come cose, come metodi, come cose, una cultura particolare del Giappone, quindi. E poi questa cosa delle idol, che non c'è questa cosa, però comunque è una cosa particolare della cultura giapponese. E comunque molto bello ti fai appunto come è dentro, come funziona dall'interno tutto il sistema, delle produzioni, dei registi, cose, tutto, gli attori, insomma, comunque molto bello, mi piace molto, sta piacendo molto e lo consiglio assolutamente, come ho detto, uno dei manga che sta piacendo più di tutti gli ultimi anni. Poi, Ganze numero 5, Ganze numero 5 è appunto un prequel, cioè un prequel, sì, si può dire che un prequel, insomma, è il Ganze originale rifatto in epoca dei samurai, quindi l'800, quindi in epoca, anzi credo che fosse anche prima, forse 700. Comunque in epoca Edo, quindi con quei samurai che combattono, comunque poi le tematiche sono sempre quelle, questi che muoiono e vengono resuscitati in questo mondo parallelo in cui combattono contro questi esseri, questi strani mostri, e poi sono sempre quelli, insomma, le storie sono sempre quelle. Poi è bello perché appunto il disegno è molto bello, molto realistico, e sempre appunto l'autore è sempre lui, l'autore è sempre, cioè la storia originale di Oya Oku, poi i disegni sono un altro, di Shin Kagetsu. I disegni, che però i disegni sono simili proprio a quelli del maestro Oku, quindi la differenza non si trova, se andate a guardare il Ganzo originale proprio la differenza non c'è, il disegno è sempre quello, il stile è sempre quello, quindi non so se il disegnatore è stato un allievo del maestro, comunque la storia è bella, insomma, per chi è piaciuto Ganzo, insomma, è sempre Ganzo, comunque combattimenti e cose, comunque mi piace perché appunto soprattutto la storia va avanti lentamente, però è bello il disegno, soprattutto quello. Comunque Gantz è bello. Non è bello, cioè non è come il primo quando si è letto la prima volta Gantz, che è proprio stato un colpo quando è uscito, insomma, ha fatto un boom proprio, perché insomma non si è mai visto qualcosa del simile, però è abbastanza bello, interessante. Poi, Anna è inaccessibile numero 4. Dovrebbe uscire 5 però non si sa quando esce, perché Ikari fa quello che, insomma, Ikari, in questo periodo, insomma, non si sa quando esce il manga. Gli ultimi tempi è uscito un manga solo uscito, che non ho preso perché non mi interessa. Comunque Ikari fa un po', tra Ikari e Goin, insomma, è uscito un po'. Comunque Anna Inaccessibile, appunto, racconta questa, l'autore Koji Murata, di questa
office lady, come sono chiamati in Giappone, cioè le donne in carriera, gli uffici, che lavora in questa ditta di Ochumi, che è innamorata di un suo collega, di un suo sottoposto, dello staff appunto, che lavora insieme a lei, e lui è innamorato di lei. Dopo all'inizio è un po' così, poi alla fine si sono dichiarati, poi adesso, dopo ci sono altri personaggi secondari, quindi altri che cercano di ostacolare un po' il loro amore, insomma. E poi, insomma, disegno molto bello, disegno, mi piacciono, questi disegni mi piacciono. E come ho detto, il primo numero mi è piaciuto un po' così, poi andando avanti, il secondo, il terzo, il quarto, mi sta piacendo abbastanza, molto romantico, una cosa bella. Si può dire che è una versione, secondo me, una versione Coco degli anni 20, del 2000, quindi insomma, con gli equivoci, con l'amore, gli equivoci, insomma, però mi piace molto, è divertente, è bello, e lo consiglio. È un po' lento a uscire, ma insomma, credo che sia terminato, insomma, no, mi pare no, ancora sta uscendo, ancora in Giappone. Comunque, lì che va un po' piano, se vogliamo uscire il quinto, adesso speriamo che questo mese, a ottobre, esca il numero 5. Poi, Scans Wish, numero 6, il 6, sì, Timengo Yoko Yari, ecco, Yoko Yari è lo stesso che disegna, infatti, non l'avevo visto, quello che disegna Oshinoko, quindi è lo stesso che disegna Oshinoko, e questo invece proprio, lo scrivo più direttamente, sì, la storia che disegno. Scans Wish, di questo c'è sempre amore, c'è cioè studenti, qui siamo là al lavoro, invece c'è epoca di lavoro, c'è periodo di lavoro, quindi più adulti, invece qua sono studenti superiori. Appunto che l'incipit è quello di due studenti che si frequentano, tutti sanno che sono una coppia, invece in realtà ognuno di due è innamorato di un altro, di un professore, quindi non riesce a dichiararsi, quindi questi sono più adulti. Quindi. E poi c'è tutto un tre, tutto cose varie, tutti intrallazzi vari tra gli studenti. Amori non corrisposti, però non è male, è un po' strano come cose così, amori un po' così per interposta persona, un po' così, però è bello, sta sviluppando bene, insomma, mi sta piacendo abbastanza, non è male, mi piace abbastanza. Quindi, ripeto, purtroppo muovo sempre, metto a fuoco un po' male la videocamera. Poi, chiamate un po' veloce perché c'è un po' di roba, quindi, poi insomma, sono quasi tutte cose che quasi tutte le abbiamo già viste, quindi. È un recap, vediamo, ma solo per vedere completamente. Call of Duty 2010, ah, questo sta piacendo, ma mi sta piacendo sempre più, che come tante volte, l'autore Kotoyama, che è quello che abbiamo fatto, che tante volte ha fatto Takashi Gashi, questo negozietto, la storia del negozietto di Ochumi, come tante volte quello è episodico, invece questo è più lineare come storia, cioè la storia principale va avanti con gli altri che sono episodi staccati. Sta cosa è questo ragazzo, Ko, che vuole diventare, cioè che lui va a scuola e va in giro di notte e incontra la vampira e entra dentro il mondo dei vampiri. Dentro il mondo dei vampiri, tutte queste vampire che cercano di fare la progenie, cioè facendo quindi lui incontra appunto la vampira. Ci sono tutte altre colleghe, fra virgolette, insomma, le altre vampire. E succedono cose, insomma, si scopre che come il passato della protagonista, di Nana Suga, Nana, come si chiama, Cianciano Musanismo, non mi ricordo mai dove, usate i nomi proprio, Nazuna, Nazuna è il nome, o Nazuna, secondo come lo mette l'accento. Comunque beh, mi piace, disegno, c'ho questi disegni particolari, queste figure slanciate, anche abbastanza, insomma, non tanto, vedete, tanto di incarico come personaggio, comunque non è male come stile di disegno, mi piace abbastanza, come mi sono abituato a questo disegno, e comunque è bello, mi piace come storia, è interessante, divertente, in certi momenti anche un po' di drammatico, insomma è bello, non c'è niente di cose come dire, di duro, di pesante, però insomma abbastanza è bello. Poi Sakura Days, eh sì, Sakura Days. Sakamoto Days, guarda, sto pensando. Sakamoto Days, volume numero 9, di Yuto Suzuki, questo è pubblicato da Pride. Questo è un battescione classico, ho detto altre volte, appunto, vale questo Sakamoto che è un ex sicario, che ha lasciato andare l'attività e si è sposato con la sua famiglia e adesso è tornato a bazzicare l'ambiente perché insomma con altri amici e altri giovani sicari e siamo arrivati nel punto in cui lui cerca di tornare dentro la scuola perché ci sono due organizzazioni che cercano di farlo fuori a lui, quindi
e trovato dentro l'organizzazione principale dell'associazione dei sicari giapponesi, e quindi deve fare il test, il colloquio per entrare appunto nella squadra dei sicari, per ritornare lui e il suo amico più giovane che ha il potere di leggere nella mente, e più altri personaggi, altre cose varie. Comunque è bello, disegno un mare sulla rotta, battiscione classico, insomma, combattimenti, però bello, mi piace come disegno, come stile, non è male. La stavo consigliando tempo fa da vari personaggi, insomma, da YouTuber, diceva che era bello, su Sakamoto Day, l'ho preso, l'ho visto, quindi non è male, mi piace abbastanza. Poi questo, aspetta, metta a fuoco, ok. Unsung Cinderella numero 4, questo è della Ikari, questo è il singolo Ikari qua, di autore Mamoru Arai. Questo è un medical drama più come storia serie TV, quindi questa volta un manga, minore farmacista ospedaliera. Sto titolo Unsung Cinderella, proprio non so che cavolo c'entra, ho fatto questo titolo così strano, però minore farmacista ospedaliera. Racconta appunto tutta la dinamica, come funziona questa farmacista ospedaliera, come funziona il sistema sanitario giapponese, questo è interessante proprio perché ti spiega proprio. Poi è fatto abbastanza bene, è documentato, perché c'è proprio la consulenza, alla fine c'è anche qualche paginetta di spiegazione, proprio la consulenza di un vero farmacista giapponese, quindi che spiega anche le cose, come funziona proprio il sistema, ma anche dentro il manga si capisce proprio come funziona tutto il sistema sanitario giapponese, che è un po' diverso dal nostro, poi insomma, tra privato e pubblico, insomma. Molto più alto che pubblico, però c'è anche la sanità pubblica, insomma. Comunque si spiega tutti i vari sistemi, poi nel frattempo, insomma, racconta le varie storie di vari personaggi, di vari pazienti, di vari malati, di varie cose che hanno, e c'è lei, appunto, tutto vario staff, quindi farmacista che collabora insieme ai dottori e ai infermieri, insomma. Comunque è bello, come tutta la volta, a me in realtà mi piace abbastanza, quindi ho visto i vari, Good Doctor e dai tempi di Yano, ho visto, però. Da tempi di Scraps, insomma, e Grey's Anatomy, quindi, insomma, mi piace abbastanza i telefilm, è bello anche leggere un manga che poi parla di farmacisti, è una cosa, categoria di solito non si parla mai, farmacisti, insomma. Secondo me dovrò fare anche una serie TV italiana, farmacisti, ho fatto un sacco di serie sui vari dottori anche in Italia, però le serie parlare di farmacisti non ho fatto mai, proprio come è centrato proprio un personaggio di farmacista, anche perché è un po' diverso, ci sono anche noi farmacisti che lavorano dentro l'ospedale, però è diverso come figura, e c'è meno impatto a livello, cioè proprio sulla dinamica sul funzionamento dell'ospedale. Farmacista, c'è la farmacia, fornisce i medici, medicinali, basta, perché va. Invece qua proprio collaboro proprio con lo staff dei dottori, insomma. Comunque beh, interessante, molto bello, mi sta piacendo molto. Sta Sangue Cinderella, Cinderella, che potrebbe, cioè, evento non suonate, insomma, che titolo sanno, non ho mai capito cosa c'è nel suo titolo. Secondo me lasciava migliore farmacista ospedaliera, bastava quello, come dico. Poi Cura, numero 2, questi sono tre volumi, voglio dire che siamo quasi per finire. Aspetta, vedo il riflesso, non lo vedo. Lo spirito di Dracula. Cura, che non è che c'è la parola cura, nel senso di curare, sempre, perché sempre Dracula, sarebbe in giapponese, quindi Dracula, quindi sarebbe scritto una capa, era meglio cura, quindi Dracula. Quindi sarebbe Dracula, spezzamento della parola Dracula, quindi è Dracula, perché la R sarebbe Dracula, invece la L è la R, perché c'è questa cosa di risonanza, che è giapponese, tra la L e la R, che un po' si intercambiano, sono intercambiabili, anzi la L non esiste in giapponese, quindi si usa sempre la R. Noboru Kura, che appunto la Ikari sta pubblicando vari manga, mi ha fatto Cinema, che era molto bello, adesso c'è Kura, poi dovrebbe uscire un altro. E un altro qua, c'è un paio di manga dove uscire, insomma, anche tu, che la Ica deve pubblicare, li pubblicherà tutti, vabbè, quando li pubblica, perché insomma è un po' lenta a pubblicare. Comunque appunto racconta la storia del suo Dracula, appunto lui, proprio il vampiro che sta, Dracula, famoso, che vive più di 700 anni, che è andato in Giappone, ha messo sua famiglia, e questo è il figlio, e poi la moglie l'ha lasciato quando ha scoperto che lui è un vampiro, che non lo sapeva, e lui fa il corso, fa... Cioè lui Dracula fa il giocatore professionista di baseball, quindi sei scelto come giocatore di baseball, e succedono varie cose, in certi momenti divertenti, in certi momenti è drammatico, insomma. Comunque è bello, insomma, i disegni molto belli, cioè, mi piace lo stile di disegno che ha Kura, abbastanza, insomma, e ci sono anche un po' un cartunesimo come disegni, però non sono proprio,
dunque spoiliamo, vi faccio vedere, però non sono proprio, sono abbastanza realistici, ma in un certo modo anche cartoneschi, un po' più smorfi, quelle cose, no? Quelle deformazioni di viso che sono i cartonati giapponesi. E bello, ormai, bello. Adesso io i voti non li do mai, però insomma, sono i voti non li do mai, però un 6, 7, anche di più. Comunque non mai. Questo è bellissimo, uno di quei manga che mi sta piacendo molto in questi anni. Evol, che finalmente ho recuperato perché, non so se ve l'ho detto anche questi giorni quando facevo live, che l'altra volta quando sono andato a che solito io vado 2 volte al mese, vado a prendere i manga, quindi mi faccio, spezzo in due cose, in 2 volte vado a comprare i manga, e è uscito l'altra volta e mi ho dimenticato di prendere. Mi ho dimenticato di prendere, quindi tutto l'ho trovato. Evol numero 3. Evo sarà il suo titolo un po' strano, Evol, è un gioco di parole tra Evil che sarebbe male e Evol nel senso di evoluzione, no? Quindi, perché Evil si legge, si scrive con la I e si legge Evol, no? Cioè si scrive, no, si scrive Evol, però si legge Evil, so, sarebbe, in inglese non sarebbe male. E quindi c'è un gioco di parole tra, appunto, tra male ma anche evoluzione, perché evoluzione di supereroi, quindi i poteri, quindi un altro superiore, quelle cose lì. E poi appunto questi supereroi, da una parte ci sono supereroi veri che sono, che però sono stati manipolati dal potere politico, da questa città dove c'è il sindaco corrotto, che usa questi due supereroi per cose sue, insomma, per affari suoi. E d'altro sono tre ragazzi che acquistano dei poteri, superpoteri, e sono stati un po' ai margini della società e vengono maltrattati, poi racconta anche il background, cioè fa anche il flashback sui tre personaggi di questi tre ragazzi che hanno avuto dei problemi, quindi perché c'erano queste cose? Una è la figlia, questa è la figlia del capo della polizia, poi c'è un'altra che si scopre che è considerata giapponese, però si scopre che è figlia di un immigrato di un popolo, di un paese che da come si capisce, adesso non ti dice il nome, però si capisce che è tipo Corea del Nord, fa capire che ci sta un attentato, sono molta gente, quindi da lì viene considerata male, viene bistrattata, viene buttata fuori dalla scuola, vai, perché dice che sei nemicata di quel paese lì, che a parte sono terroristi, quindi E poi c'è un altro ragazzo stesso che era stato male a scuola, quindi bullizzato, e quindi questi tre sviluppano dei poteri particolari e mettono su questo gruppo, questo Evol, per distruggere il mondo, insomma, dicevo, quindi passano da parte del male, per così dire. E poi ci sono i supereroi veri, però insomma i supereroi veri non è che sono tanto come tu messi bene, insomma. Usano proprio il bene, quindi c'è un po' un rimando ai telefilm. Da una parte io ho visto il telefilm che c'è un po' di fa, questi supereroi giovani ragazzi, e dall'altra i The Boys, quindi, il film The Boys che ti fa vedere il lato oscuro dei supereroi, quindi comunque l'autore è sempre Atsushi Kaneko, che abbiamo visto altre volte, ha fatto Soil e più altre opere. C'è questo stile appunto di disegno che è molto. Sembrano dei fumetti americani degli anni 50, come stile, e c'è questo tipo bianco-nero, e poi questo archivissimo, sono geniale. Sembrano appunto dei fumetti americani, non sembrano dei manga, però sono molto belli, mi piace molto questo stile di disegno, non c'ero mai abituato, perché di solito non sono manga, quindi i fumetti americani non li metti mai, non mi piacciono in generale. I vari Marvel e DC Comics, qua, non mi piacciono, e quindi non li ho mai seguiti, anche perché non c'è mai in finale, però. Fate quello, però mi piace molto, come sempre lo consiglio. Allora, poi, La Rete Zero, questo è un altro manga che mi sta piacendo molto. Quest'anno ce ne sono 5, 6 o 7 proprio veramente belli di manga, ho trovato i manga veramente belli, poi ci sono altri anche un po' divertenti, insomma, che li leggo così come un trasporto, però insomma li leggo abbastanza, mi piace. Però alcuni sono molto belli. La Rete Zero, questo è figo, sì, questo è il numero 10, mi stiamo a un superato, mi stiamo al numero 6. Questo è un 6, adesso ho scritto un po' così, la rovescia, questo è un 6. Qui siamo al numero 6. La Rete Zero, come tante volte, è appunto di questo ragazzo che nei tempi nostri, qui, contemporaneo, adesso negli anni 20, 21, insomma, mi sa all'inizio era il 2019, 20, 21, adesso non mi ricordo, comunque insomma, quando è stato scritto male, per la 19, che lui è figlio di un poliziotto, ex poliziotto, che stava accusato nel 1989 di aver fatto una strage in un paesino su in Hokkaido, in mezzo all'aria, ai monti, e di aver ucciso, fatto una strage a una scuola, aver avvelenato un sacco di bambini, sono morti quasi tutti, insomma, e poi sono stati alcuni che sono morti, meno malati, feriti, insomma. E viene accusato, viene arrestato e adesso è all'ergastolo, comunque rischia la pena di morte. E la famiglia sua è stata distrutta, perché appunto in Giappone qua c'è questa cosa che
e c'è questo corso molto votato, cioè, c'è di meno, c'è anche la Roma, insomma, un po' più, conta un po' di meno questa cosa, però là quando uno fa qualcosa ci regala tutto su tutta la famiglia, quindi su un padre uccide, fa la stessa cosa, tutti i figli, la moglie, insomma, viene considerata proprio i parenti dell'assassino, quindi vengono bistrattati e messi all'angolo della società. E quindi io sono fuggito, la madre, cioè la moglie, ex moglie, che purtroppo ha divorziato, e i figli, e ha fatto la vita, insomma, vita difficile, poi ha dovuto cambiare nome, sono fatto, sono successe varie cose, e all'improvviso lui dal futuro, dal presente, è finito indietro nel tempo e ha scoperto, cioè ha cercato di scoprire, di capire come è successa questa cosa, ha incontrato il padre nell'epoca, appunto, prima, poco prima che successe, infatti. Poi adesso è tornato, adesso mi voglio spogliare, poi è tornato all'epoca moderna, adesso c'è l'epoca contemporanea, adesso insomma è il presente, e succedono varie cose, mi voglio spogliare. Comunque è bello, molto bello, il disegno molto realistico, proprio, non c'è niente di, questo proprio, storie drammatiche, quindi realistiche, proprio, non c'è niente di immagini cartonesche, niente, proprio realistico al massimo. Come se anche gli sponi sono fatti molto bene, credo che siano proprio di questa fotografia, proprio di fatti. Molte volte non è che sono vari artisti, magari certi si ispirano, fanno le foto originali, poi si ispirano al disegno, certi invece proprio prendono lo sfondo e lo rifanno, cioè lo disegnano sopra dalla fotografia e si vede che è una foto rifatta, ridisegnata come manga, certi invece fanno proprio, si vede che prendono le fotografie e le rifanno, le disegnano proprio però realisticamente, e questo è il caso, insomma, si vede proprio che ha fatto delle foto di ambientazioni vere e reali e le ha ridisegnate. In forma appunto con il disegno del fumetto. E comunque molto bello, la storia sta andando avanti, insomma abbiamo scavalcato la metà, quindi siamo al sesto volume, e sta piacendo molto, quindi ve lo consiglio assolutamente. Quindi sono 10 volumi, sono ancora tanti, quindi è bello. Allora, poi questo è un altro bello, mi sta piacendo, ma io miro numero 10, questo ancora non è finito, sono arrivato al 21esimo, ancora non è finito, adesso cosa racconterà non si sa, perché cioè, la storia sta andando avanti, ogni volta succede cose nuove. La storia di un salaryman, c'è l'immagine, va dietro, pare. No, non c'è niente. C'era. Aspetta, andiamo un po' dentro un attimo. Questo è lui, sì. Questa, aspetta, vi faccio vedere. Allora, un salaryman che è appunto impiegato, credo che lui lavora in un'agenzia viaggi, mi pare. Sì, agenzia viaggi, ma lavora. Sì, infatti è lì. Mi pare, aspetta. Non so se mi pare, mi confondo quanto manga. Comunque, mi pare che agenzia viaggi, adesso mi ricordo. Altri dati, ma questi cavallo un po' le storie. Comunque, pubblicato dalla Pride, intanto Pride pubblica cose di bello. Anche in questo caso sempre un duo, quindi storie e disegni. Negli ultimi anni sta avendo molto spesso questa cosa di manga fatti da due. Uno fa la storia e uno fa il disegno, la parte è bella perché magari uno si dedica solo proprio per un sceneggiatore, proprio bravo a scrivere storie, e l'altro bravo a disegnare, quindi, perché è difficile trovare un autore che sia bravo in entrambi, quindi poi è una cosa anche più pesante, quindi pensare alla storia e poi anche disegnare, quindi è bello questa cosa che si mettono insieme quando un duo, quindi uno disegna e uno scrive la storia. Comunque sarà me che cerca di salvare la figlia perché è invischiata la Yakuza, cose rosche, insomma, e poi lui si butta appunto anima e corpo per salvare la figlia e tutta la famiglia, quindi la sua famiglia, la moglie e tutto, quindi c'è varie cose, Yakuza c'è di mezzo. Adesso mi fa anche c'è in mezzo una setta, insomma, in questo manga insomma, c'è il background, c'è il racconto, il flashback della moglie, la storia della moglie, che la moglie è figlia di una famiglia ricca e importante, però con una storia particolare, e qui racconta, comincia a raccontare come l'ha conosciuta e tutto, che lui invece era una persona normale, sua famiglia normale, lui, da piccolo gli è morto il genitore in incidente, e ha vissuto un po' col nonno e poi si è fatto da solo, quindi ha studiato, insomma, ha fatto lauretti e poi si è laureato, ha lasciato gli studi, poi si è laureato, quindi insomma si è tirato su una famiglia, si è sposato, appunto ha messo su una famiglia, quindi con le sue forze, quindi. E qui appunto anche per quello ci tiene molto a cercare di salvare la propria famiglia, oltre a certo l'amore e l'affetto per i suoi cari. Comunque molto bello, mi piace molto anche questo disegno, insomma, questa storia drammatica, quindi molto abbastanza realistica, quindi. Poi c'è la particolarità che, come orali, quindi c'è anche qui, quindi conosce un po' l'ingannare, anche la poesia, cosa, insomma, comunque è bello come manga. E adesso la storia è un po' più avanti, che più piano, insomma, si intriga sempre più, perché insomma, questo, siamo al decimo, questo è il decimo numero, ma già in Giappone è uscito il 21, quindi
ci stavano molte cose da raccontare. Poi, altro Battle Shonen, Kaiju numero 8, questo è il 9, quindi Kaiju 8, 9. E qui la storia va avanti, i Kaiju, questo mondo parallelo, questo Giappone in cui i Kaiju, sapete, i Kaiju sono i mostri, no? Sarebbe da Godzilla in poi. Mostri che vengono ondate un po' possono un po' tipo Evangelion, un po' si ispira un po', anche se non ci sono gli avvoltoi. E c'è un gruppo speciale dell'esercito che combatte contro questi Kaiju, che ogni volta che vengono a fare ondate, vengono a distruggere le città, arrivano questi, un po' si fa anche ai mostri che c'è su One Punch Man, no? E purtroppo c'è il suo riflesso, mi dispiace, ma c'è il suo riflesso perché c'è la lampada sopra qui. E quindi c'è questo corpo speciale dell'esercito che deve combattere l'autodifesa, per quel che il corpo autodifesa dell'esercito, già poi si chiama in particolare. E quindi c'è questo corpo, questo gruppo che lotta contro i Kaiju, e da questi c'è Kafka Ibito, che è uno dei due, malato, il protagonista che viene contagiato da un piccolo Kaiju, viene infettato e diventa un Kaiju anche lui, quindi ha il potere di trasformarsi in Kaiju. E quindi tramite questo potere riesce a controllarlo e quindi a trasformarsi e a combattere contro questi Kaiju. È un Battle Shonen classico, quindi anche questo non male, questo disegno molto più anche questo in questi momenti, molto più al Shonen, Battle Shonen, quindi queste facce un po' così, anche con momenti in cui c'hanno deformazioni del viso, quindi sono i manga classici di Battle Shonen. Non male, mi piace abbastanza, mi sta piacendo abbastanza, quindi il Battle Shonen non è che leggo tantissimo, però insomma, ne ho letti alcuni, però comunque mi piace, non è male. Poi, Outer Side Picnic è numero 7, c'è trovato i numeri, mica se trovi, ma in certi manga, in certe copertine che i numeri è difficile anche trovare. Sempre questo planeta. Questo è tratto da una serie di Live 9, tratto. Molti manga ultimamente, gli ultimi anni. Sono stati gli ultimi, ma un po' il prezzo, ma 10-20 anni, sono stati dalla Live 9, questi libri, questa serie di libri illustrati, no? Live 9 sono dei romanzi, il 9 c'è cioè un romanzo, illustrati, con alcune immagini, cioè c'è tutto il testo scritto con alcune immagini, proprio disegno manga, e da questi molti ci traggono dei manga, direttamente poi anche degli anime. E questa è la storia di questo mondo parallelo, dove sono queste ragazze che vanno e trovano questo modo per passare dai varchi ed entrare in questo mondo parallelo, che è una distesa quasi desolata, dove ci sono dei mostri che interagiscono con la mente umana, insomma è un po'. C'è anche della psicologia dentro, c'è le cose. Comunque, questo personaggio, questo ancora non l'ho letto, ma lo avevo comprato l'altro giorno, quindi ancora non l'ho letto. E quindi ci sono varie cose, quindi entro in questo mondo anche per cercare di salvare l'amica sua che era la sua mentore, insomma, che è stata una delle prime che ha trovato questo varco per entrare in questo mondo parallelo. E poi ci sono appunto questi vari mostri che rispecchiano in certi casi anche i mostri tradizionali della cultura giapponese, quindi la donna fantasma con le braccia, quelle cose, i vari mostri, che ci sono nel folklore giapponese. E quindi e va avanti la storia così, quindi adesso sto cercando di scoprire perché esiste questo mondo, com'è che esiste questo mondo e cosa succede in questo mondo padre. E niente, la storia va avanti, comunque non è male. Mi piace, commento, insomma, mi ripeto, ma insomma, rimanga che compro, vi faccio vedere tutti i manga che vi consiglio, quindi non è che vi faccio vedere un manga e vi dico guarda, non lo leggete perché non è bello, se me lo faccio vedere perché ve lo consiglio, più o meno, magari qualcuno più bello di altri, però insomma, ve lo consiglio tutti. Poi, ah, Duca della Morte e la domestica oscura, numero 5, insomma adesso qui la Gone sta almeno un po' velocizzando, adesso non dico niente perché si sa mai, magari si blocca e prima che fai i prossimi numeri voglia. Comunque, questa storia appunto di questo personaggio che stava maledetto dal Duca, appunto lui, figlio della famiglia nobile, che stava maledetto da una strega da piccolo, che non può toccare niente perché qualsiasi cosa che tocca, questo essere vivente che tocca muore. Quindi proprio muore, quindi non può toccare niente di vivente, quindi né un animale, né una pianta, né una persona naturalmente. E vive isolato in una casa secondaria della famiglia, appunto della sua famiglia, che è una famiglia ricca, nobile, benestante, che sta nella casa principale, c'è una sorella, c'è un fratello, e dopo vengono fuori anche queste sorelle e fratello, che sono anche divertenti, comunque è commedia, è divertente, anche se sono momenti oscuri, però divertente, è una black comedy. E poi c'è questa mia cameriera, che è la nipote del maggiordomo che assiste a lui, al conte,
e che andiamo a te lui, se insomma anche lui andiamo a te, segniamo però certa cosa appunto che si possono toccare, quindi lei che sempre è sempre un po' succinto, che lo tenta sempre, c'è questi sketchetti un po' comici, un po' divertenti, in cui lo tenta, cerca sempre, però non si possono toccare perché bisogna sfiorando lo ucciderebbe, quindi. E quindi la storia va avanti così. Cerco adesso, stanno cercando appunto di capire chi è sta strega che l'ha maledetto per cercare di sciogliere questa maledizione. E la storia è quella, insomma. Il gioco della morte e la domestica oscura. È bello, divertente. Poi, Aikashi Triangle di Kentaro Yabuki, che è lo stesso autore di To Love Ru, insomma, quello lì, e di Darling, cose, come si chiama, non mi ricordo mai il titolo. Comunque è lo stesso autore. Questo è finito adesso, dovrebbe uscire un altro manga sempre di questo autore qua, cioè esce in Giappone, su qua in Italia, non so quando uscirà. Comunque, Aikashi Triangle, Aikashi appunto sono i mostri, anche questi esempi di mostri, sempre queste cose del folklore giapponese, e lui è un esorcista che sconfigge questi mostri, è amico di una ragazza che è una medium, che è umana, poi il medium riesce a vedere, a incarnare il potere e a vedere questi mostri, certo che di solito le persone normali non vedono. E viene maledetto dal re degli Ayakashi e lo tramuta in donna, quindi c'è questa cosa che un po', infatti è stato considerato come il Ramma mezzo del moderno da adesso, perché c'è questa cosa che lui diventa donna, però resta donna, non è come Ramma che va avanti indietro con l'acqua calda, l'acqua fredda, quindi resta proprio sempre donna finché c'è questa maledizione e lui combatte, e questo dovrebbe essere lui, pare, cioè lei, un altro personaggio, no, aspetta, mi sa, sì, dovrebbe essere lui, cioè lei, che però lui è lei. E c'è un po' di esce, ho detto che entrava in buchissa, sono sempre intercuso, come sempre. Divertente, non manca, questo si imbatte anche questo, sì, insomma, il combattimento, un momento un po' più in chiave ecce. Che sarebbe ecce, sarebbe la versione ecce, sarebbe eccitate, no? La versione soft dell'entai, che invece entra è proprio porno, invece l'ecce è un po' più soft, appunto. Si vedono un po' di cose e basta, non c'è proprio l'atto, non c'è proprio qualcosa. E anche gli organi non si vedono, si vede solo un po' di tempo per cui per adesso. E comunque divertente, insomma, dovrebbe quasi finito, dovrebbe essere, perché adesso non mi ricordo quanti numeri sono, comunque in Giappone è finito, quindi dovrebbe essere quasi finito, non so se sono 6 o 7 numeri, 8, cioè, comunque ce ne rimane pochi, Edito Star Comics. Non male, io guardato l'ho letto quello precedente, tu l'ho avuto, non l'ho mai letto, l'ho recuperato, ma ancora devo leggere. E sia Ru che Darkness, i due manga. E poi c'è un altro, adesso non mi ricordo come si chiama, Darling qualcosa, adesso non mi ricordo, scusate, ma non mi ricordo il nome. E poi più fantascienza, lì c'è un po', c'è anche poi, anche i ceci, però c'è un po' più simile a Evangelion, queste cose, questi ragazzini, i soliti ragazzini usati per pilotare questi robot, questi, insomma, comunque anche quello non è mai divertente abbastanza, anche quello. E anche lì c'è. Non è che sono divertentissimi, cioè non è che sono comici, ci sono degli sketch, momenti divertenti, però c'è anche il sottofondo drammatico di questi ragazzi che hanno questi poteri, cose, anche qui sono gli stessi. E poi c'è il corso della parte edge. Comunque non è mai, abbastanza divertente. Però ci dice, beh, riesco a mettere a fuoco. Matsui è la protagonista. Si è trasferita nella sua stessa scuola, è un'altra, sì, questo qua non l'ho letto. Matsui, Suzu, lui, quindi gli attacchi, ok. Comunque, vai, non è mai. Poi, allora, abbiamo finito, aspetta, tutto allora. Shaman King Zero, che questa è in stampa perché è uscito anni fa, Shaman di Oyuki Takei, Shaman King Zero, questo è il numero uno, sono due numeri, quindi adesso devo uscire, il prossimo l'ho fatto, adesso tu esce l'ultimo, sono due numeri solo. Questo è sono degli episodi prequel della storia classica, dei personaggi principali che vengono raccontati in alcuni episodi, quindi prima che succedesse la battaglia finale, insomma, del torneo dei sciamani, dei Shaman King, c'è stato anche l'anime, e come detto è stato ristampato dalla Star Comics, è stato ristampato tutto, quindi sia Shaman King che è campato con il finale proprio vero, con il finale. Quello effettivo, quello finale tombale, come dice le cose, come dice sono avuta, finale totale tombale. E comunque, e
stato ripubblicato appunto perché prima volta che era stato pubblicato non c'era un vero finale, poi è stato rifatto con il finale vero e adesso è stato ripubblicato tutto e prima che gli altri spin-off, gli altri Red Crimson e qual è quell'altro, non mi ricordo. Comunque adesso c'è il manga nuovo che proprio sta facendo appunto Takeko, no? Che è Superstar. C'è anche il Superstar che è il seguito. È il seguito con la nuova discendenza, quindi con i figli dei protagonisti della prima storia. Quindi. E questo è un. Sono due numeri che racconta appunto delle avventure, cioè parle prima che accadesse la grande battaglia, quindi dei personaggi principali. Quindi non male, insomma, diciamo, chi, mi è piaciuto, mi ricordo quando ho visto il manga, quando ho visto l'anime, poi ho letto il manga quello lì, che ancora non c'era un vero finale, adesso devo recuperare tutto questo, l'ho ripreso, ma ancora non c'avevo tempo di leggere tutti. Poi vediamo le ultime cose, che questo è un manga che è già uscito, comunque lo vediamo, come ho detto, vi sto dicendo che sto recuperando Golden Kamuy di Satoru Oda, e ho preso un po' i numeri, ho messo questo video, sono preso il 20, adesso faccio vedere solo le copertine, 21, il 21, poi 22, ho preso un po', adesso vi dico anche come la trama per chi non conosce, 22, 23, vediamo un po', 23 e 24, sono 31, quindi adesso sto mese prossimo riesco a finirlo, dipende di tutti, sto leggendo, sono arrivato al quinto, sto leggendo, quindi adesso man mano li leggo tutti, appunto la storia su come si chiama, Sugimoto, mi ricordo mai come si chiama. Sugimoto immortale, siamo in un'ambientazione dell'epoca, dovrebbe essere epoca Taisho, non so se epoca fine epoca Meiji o epoca Taisho, perché è finita la guerra russo-giapponese del 1905, quindi non so se è passato tempo, comunque siamo insomma all'inizio del Novecento, e racconta appunto di Sugimoto immortale, che appunto è reduce della guerra russo-giapponese, che va in Hokkaido, dove stava, adesso non so se lui era ad Hokkaido, comunque va lì perché c'era un amico suo che è morto, un commilitone che è morto in guerra, e lui cerca di aiutare la vedova, questo è proprio l'incipit inizio, però comunque dopo c'è da combattere, cioè lui cerca di recuperare un tesoro che era stato rubato a Aino, questa è lei, la co-protagonista che appunto è un Aino, e gli Aino sapete che sono questo popolo tradizionale che è autoctono del nord del Giappone, quindi dell'Hokkaido, che era il popolo che c'era prima che venissero i giapponesi, che non sono proprio giapponesi, cioè non sono orientali, ma sono di etnia mista, ma sono insomma, bianchi in parte, sono etnia, non sono etnia di origine cinese, mongoloide, no? Mongoloide è un'offesa, proprio si chiama proprio così, mongoloide, cioè dei mongoli, ma sono di origine altaica, quindi affini ai finlandesi nostri, quindi agli europei nostri finlandesi. Un po' nordico, appunto, che sta là, un po' come i nativi americani, sono i nativi del nord del Giappone, gli Aino, questo popolo che è stato anche infiltrato geneticamente anche da popoli giapponesi, quindi in parte sono un po' in parte anche giapponesi come etnia. Però tradizionalmente non c'erano una cultura, quindi nel manga viene spiegato bene, viene proprio raccontato anche in momenti anche esplicativi, proprio di testo, viene raccontato anche proprio la loro storia, proprio dei danni, proprio anche i usi e i costumi, proprio sia durante il manga, appunto, con qualche scheda viene scritta. Poi la cucina, insomma, qui è bella, anche perché parla proprio del cibo, senza mangiare questi. Racconta proprio del cibo tradizionale Aino, che mangiano gli orsi, mangiano i frullati, mangiano tutto quello che c'è, mangiano i pesci, e così via, i salmoni. Comunque è bello, insomma, anche quello. E c'è questa battaglia, questa ricerca che lui, Sugimoto, cerca di recuperare una mappa, che è una mappa strana perché stava disegnata sulla schiena, proprio incisa, cioè tatuata sulla schiena dei criminali che stavano dentro, erano stati appunto arrestati dentro un carcere, e alcuni criminali sono stati tatuati da uno, che è appunto quello che conosceva, che ha trafugato questo tesoro, che è il tesoro degli Aino, questo tesoro di oro, un sacco di oro, tonnellate di oro nascosto dagli Aino, che c'è in mezzo c'era anche il padre di lei, la protagonista che sta ucciso. E quindi va avanti questa cosa, storia, c'è il combattimento con un gruppo dell'esercito, adesso non mi ricordo come si chiama, c'è sempre non un'armata, un reggimento dell'esercito che cerca appunto di contrastare Sugimoto, e lei, la protagonista, di cercare di trovare questa mappa e di recuperare questo tesoro. E come tu dici, è arrivato al quinto o sesto volume, ho letto tutto. E mi piace, è bello, appunto, l'ambientazione sonora
Hokkaido, questi manga, guardatevi fuori il manga ambientato in Hokkaido, prima anche quell'altro, la Night Zero è ambientato in Hokkaido, in epoca nostra. Poi c'è stato, un po' fa c'è stato l'Eretto in Hokkaido, c'è qualche manga che è ambientato su Hokkaido, Hokkaido è un bel posto, cioè, io ho un'amica che è Hokkaido, è proprio giapponese che abita in Hokkaido, cioè ed è lì, lei è nata lì. E comunque un posto bello, quindi il nord del Giappone, quindi sapete in Giappone dal nord Hokkaido che è proprio, c'è un clima proprio nordico, quasi polare, proprio, insomma, è quasi insomma, clima che c'è nella Siberia, insomma, cioè è freddo. Fino venendo giù, fino ad arrivare a Okinawa, che c'è il clima tropicale, quindi insomma, in Giappone c'è tutto, parte dal nord fino al sud, c'è tutti i climi, tutti i climi trovi in Giappone, quindi dal nord appunto Hokkaido fino al sud o le Palme, insomma, si sta forse in Polinesia, quindi Hawaii, ecco. E quindi c'è tutti i climi in Giappone, più al centro, più il nostro che è più temperato, quindi a Tokyo e Kyoto, che forse quelle parti. E comunque bello questo manga, mi piace, adesso lo recupero tutto, poi intanto lo sto leggendo piano piano. E niente, abbiamo visto tutto, quindi abbiamo visto tutti i manga di questo mese, più appunto anche questi sono usciti i mesi passati, però insomma man mano mi sto recuperando, quindi comunque è finito, devo trovare tutto, perché ancora si trova, fomentavo mio c'era tutti, comunque la c'è proprio se si trova tutti. E man mano mi sto recuperando, quindi ne manca 9 numeri, no, aspetta, sono 7 numeri manca, sono 31 in tutto. E comunque niente, abbiamo visto tutti i manga del mese passato, e poi adesso, prossima volta vedremo. Quindi di ottobre, insomma, il tempo di prendere. Ho visto che ottobre non c'è tante cose, insomma, proprio in generale non è che uscivano tantissime cose, non uscirà tante cose perché si sta preparando per la botta che fanno a novembre con l'uscita di qualcosa che c'è Luca, no? C'è Luca Comics e quindi li faranno la grande infornata di novità, quindi uscirà un sacco di roba a novembre, le cose usciranno si sa. Comunque a ottobre un po' di meno, ho visto che c'è, infatti anche per cui recupero Sakamoto e Golden Kamuy, recupero Golden Kamuy perché appunto qualcosa che spende poco l'altro manga, quindi posso recuperare anche questo. Niente, allora chiudiamo la live, cioè dai, chiudo la webcam e chiudiamo e finiamo la live. Allora, chiudo la webcam. Allora, chiuso la webcam, abbiamo finito di vedere i manga di settembre, è stato un bel mucchietto. Montati, insomma, meglio, purtroppo niente novità, questo perché non c'era, non c'era niente, c'era cose nuove, niente che mi interessava, non questo niente nuovo. Vediamo dopo, qualcosa ci penso, qualcosa di nuovo. Anche perché doveva uscire qualcosa di nuovo, doveva uscire, no? Dell'Icari, ma l'Icari, insomma, Google con dei vibe, sono mesi che dice, esce qualcosa di nuovo, non esce. Di qualcosa di nuovo ci dovrebbe essere, no? Rinviato, vediamo a ottobre qualcosa esce e se qualcosa interessante c'è, vediamo. E niente, allora, quindi oggi abbiamo finito, quasi finito, insomma, abbiamo visto qui a questo autore Jiro Matsumoto, suo opera, autore poco conosciuto in Italia, insomma, qualcosa pubblicato, non tantissimo, e però interessante, insomma, visto, disegna in modo qua, mi piace molto, abbastanza, insomma. Mi disegna e anche le opere sono interessanti, belle storie, diciamo, e anche di temi, di tematiche. E poi abbiamo visto appunto le uscite dei manga di settembre. Quindi, la live è finita, siamo arrivati alla fine. Quindi, spero che la live sia stata utile e interessante, insomma, abbiamo visto tutte queste cose che magari conosco e quindi se vi è piaciuto mettete mi piace alla fine. Adesso vi piace e andate a vedere anche la playlist se c'è qualcosa che vi possa interessare nel canale YouTube. E allora un attimo ritorniamo qua, quindi se vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale, non costa niente, basta cliccate sul pulsante di iscrizione e potete appunto iscrivervi al canale e far diffondere appunto il canale, più iscritti sono meglio. Poi se volete sostenere il canale o creare un canale potete fare più cose da StreamUp su Coffee.com, evidentemente, o l'altro, siti su varie età. E poi c'è anche l'ebook che trovate su Amazon 5 euro. Quindi prendo queste cose perché sostenere, faccio un network di Top Biker, quindi oltre qui al canale YouTube dove trovate appunto le varie playlist, tutte
come ho fatto fino adesso, e quindi vai, anche facciamo i manga, c'è questo, c'è questo, c'è questo, c'è questo, martedì, e al sabato facciamo, studiamo già con Google Maps, e poi c'è facciamo, vediamo i video sul Giappone, e giochiamo un po' di giochi video, ci penso che facciamo Google Maps, se riesco in futuro magari trovo qualche altro video interessante, ma vediamo anche quello. E poi ci sono anche video italiani turistici, abbiamo già ancora sempre su canale YouTube. Questi video ho fatto girare in bici, quindi italiani, sia perché piace andare in bici, ma anche come spunto turistico per andare a vedere luoghi, magari non si conosce, luoghi medievali, paesi, centri storici, posti per interessati a vedere. Io abbiamo già tanti, ma magari non tutti conosco. E quindi tutto questo su canale YouTube. Poi c'è la pagina Facebook, mi sono degli avvisi anche stamattina, mi sono avviso che ho fatto la stessa, mi iscrivete, mi siete sempre aggiornati. E do anche il link delle altre cose, magari il pubblico, insomma, il video, il link, la pagina Facebook. Poi c'è Facebook, la pagina Instagram, trovare foto, cose, se ne vai, e TikTok, metti video, e vabbè, trovo qualche che c'ho io. Qui si mette contento con te, ho detto, mi sa che vabbè. E allora ci vediamo sabato prossimo, e vediamo che trovi a esplorare già poi Google Maps. Continuiamo con il mito, che è qua in città, si chiama così mito, e capoluogo della prefettura di Baraki. Vicino a Tokyo, nella regione del Kanto, e possiamo vedere tutte queste città. Sono altre cose interessanti da vedere, quindi abbiamo visto qualcosa l'anno scorso. Ma te prossimo, ma te prossimo, non so, sto preparando, vediamo un po' cosa, sto parlando di altro, non so, sto preparando varie schede, adesso vediamo, sto cercando materiali, insomma, appunto per fare la live, abbastanza lunga, insomma, la live, apro di nuovo, non so, cercare di fare la live. E vediamo se trovo qualcosa di interessante, non so, magari sabato vi dico che trovo sabato, che trovo martedì prossimo, oppure sarà una sorpresa, comunque martedì prossimo vediamo cosa si può fare. Quindi spero che sarà interessante, molto divertente, e quindi noi ci vediamo sabato. Quindi un saluto a tutti e a tutti, buonanotte e alla prossima.